Benvenuti. Ci avviciniamo al 2021, l'anno in cui si celebrerà il settimo centenario della morte a Ravenna di Dante Alighieri. Dante Alighieri, autore della Divina Commedia e padre della lingua italiana. Quella che incomincia oggi è una piccola anticipazione dell'Uni3 per quanto riguarda le celebrazioni dantesche. Ora qualche notizia biografica su Dante. Incominciamo dal 1265, l'anno della nascita di Dante a Firenze. Della sua famiglia sappiamo ben poco perché Dante nelle sue opere non ne parla quasi mai. L'unico personaggio della famiglia di cui parla è il trisnonno Cacciaguida, morto nella crociata del 1147. Sappiamo però che suo padre si chiamava Alighiero II e che forse faceva l'usuraio, e la madre Donna Bella, morta in giovanissima età, tant'è vero che Dante rimane orfano di madre a 5 anni. Altra data importante, questa più sul piano letterario, 1274, il primo incontro con Beatrice, Beatrice Portinari, che diventerà la musa ispiratrice delle sue opere. Allora, il secondo incontro avverrà 9 anni dopo, quando i due sono diciottenni, Dante la incontrerà in Lungarno. 1283. Dante entra a far parte di un circolo poetico detto degli stilnovisti che annovera tra gli altri Guido Cavalcanti, che diventerà un suo amico. Però poi frequenta la scuola dei francescani a Santa Croce e la scuola dei Domenicani a Santa Maria Novella e frequenta tra l'altro anche le lezioni di un importante intellettuale fiorentino del momento che è appunto Brunetto Latini. 1289 partecipa direttamente ad una battaglia che è la battaglia di Campaldino del 1289 appunto contro gli Aretini e in generale contro i ghibellini toscani. 1290, una data, un anno luttuoso per Dante perché è l'anno della morte di Beatrice e l'inizio anche di un traviamento morale del poeta di cui parlerà nella Commedia. Nella Vita Nuova, che è un'opera minore di Dante, parlerà appunto, il poeta parlerà appunto di questo amore. Sul finire del secolo Dante si sposa con Gemma Donati. Della moglie sappiamo quasi nulla, sappiamo però che ebbe 3 figli, Pietro, Jacopo e Antonia, divenuta suora col nome di Suor Beatrice. Sono anni particolarmente turbolenti questi di fine secolo per Firenze. Perché la vita politica della città è sconvolta da profonde discordie interne. Dopo la cacciata dei ghibellini, i partigiani dell'imperatore, i guelfi si sono divisi in bianchi e in neri. I bianchi sarebbero per una totale autonomia di Firenze da ingerenze esterne, mentre invece i neri si appoggiano al Papa. In questo momento il Papa si chiama Bonifacio VIII ed è proprio Bonifacio VIII che aspira a dominare l'intera Toscana. E arriviamo al 1300, che è una data fondamentale nella vita di Dante, perché nell'estate Dante ricopre la massima carica politica della Repubblica, cioè quella di priori, i priori sono 6 tra l'altro, e
scoppiata una gravissima discordia tra bianchi e neri, vota per l'esilio dei capi della fazione. Fine della prima puntata. A presto.